Voglio presentarvi il nuovo direttorio per la catechesi e lo voglio fare perché mi appassiona questo tema come parroco, come autore delle domande grandi dei bambini. E lo farò in due video. Avete qui lo schema, poi vedrete il mio volto. Nel primo video le due grandi novità di Evangelii Gaudium riprese dal nuovo direttorio, una catechesi carismatica e una catechesi mistagogica. Che cosa vuol dire? In che maniera Papa Francesco e il Pontificio Consiglio leggono in maniera nuova questi temi. E poi la questione dei quattro pilastri della catechesi. Quali sono le dimensioni della catechesi? Cosa insegna il catecumenato su questa cosa? Nel secondo video vedremo come il direttorio ci parla della presentazione della vita di Gesù in maniera particolare, la scrittura presentata secondo i misteri di Gesù e secondo la tipologia. Che cosa sono, cosa vogliono dire? Il quinto punto, secondo del secondo video, la dimensione apologetica, cioè cosa vuol dire oggi presentare la credibilità della fede e aiutare le persone a vincere anche i dubbi sulla fede. Il penultimo punto, perché oggi si parla tanto di catechesi della famiglia e non semplicemente di catechesi degli adulti? Che cosa aggiunge questa prospettiva? E poi la dimensione sociale che è tipica di Evangelii Gaudium, la prospettiva sociale su cui tanto Papa Francesco insiste, in che maniera deve rinnovare la catechesi. E poi una conclusione sul fatto che la catechesi è carità, è una forma eminente, la forma più alta di amore e di carità per l'uomo. Allora ecco il primo punto. La catechesi è kerigmatica. Nella prefazione al direttorio si dice proprio questo. Il punto fondativo di questo direttorio sta nelle parole di Papa Francesco: anche nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo nunzio o kerigma. Qual è la novità di questa affermazione? Prima si diceva che il primo annunzio era prima della catechesi, cioè altre persone si preoccupavano di dare la fede, per esempio i genitori, per esempio un missionario, per esempio un sacerdote, e poi i catechisti costruivano la catechesi che era la seconda tappa, cioè una volta che la persona già credeva, ecco che si lavorava su questo dato che oramai era già consolidato, no? E invece no, noi ci accorgiamo oggi che i bambini vengono per la catechesi, nell'iniziazione cristiana, i cresimandi, i fidanzati, e non hanno la fede, non sanno se credere o no. I loro genitori li hanno portati, ma non sanno bene perché li hanno portati. E allora il direttorio alla sequela di Evangelii Gaudium dice: l'annunzio della novità, della bellezza, della grandezza deve avvenire dentro la catechesi, cioè la catechesi è un luogo di primo annunzio. I catechisti non devono demandare ad altri questo compito. Facciamo subito un esempio perché con gli esempi ci capiamo bene, no? Di solito arrivano i genitori del primo anno di comunione, no? Portano i bambini. Cosa fa di solito una comunità? Esagero sempre, fate sempre la tara, no? Presuppongono che la fede già ce l'abbiano, che siano contenti della messa, della fede, eccetera. E il messaggio è questo: prima riunione dei genitori. Carissimi genitori, voi dovete essere coerenti, se avete portato i bambini alla comunione, dovete anche venire voi a messa perché se loro non vengono a messa, se voi non venite a messa, ma allora perché li avete portati, no? Questo atteggiamento è falso oggi, è contrario al metodo e alla prospettiva del nuovo direttorio, perché dà per scontato che loro già sappiano che vale la pena venire a messa. Io nelle prime riunioni mi ho imparato a fare in questa maniera, incontro i genitori e dico: carissimi genitori, voi vi aspettate che in questo primo incontro io vi dica: dovete venire a messa, dovete venire a messa perché se... Carissimi genitori, ma mica vi tratto da stupidi, cioè io vi chiamo per dirvi una cosa così elementare. Voi già lo sapete che dovete essere coerenti, non vi ho chiamato per dirvi questo. E intanto io gliel'ho detto. Ma gli dico: perché vi ho chiamato? Per ringraziarvi perché voi avete fatto la scelta più intelligente. Voi sapete che tutti i soldi del mondo, la salute, tutti gli amori del mondo non sazierebbero la fame dei vostri figli perché non di solo pane vive l'uomo. Carissimi genitori, voi lo sapete che nessun bambino, ma neanche voi stessi, potete avere tutto, ma vi manca sempre qualcosa perché siete nati e la vita ha un senso oppure no? Dio esiste oppure no?
È l'annunzio della fede, far scoprire loro che l'uomo ha bisogno di scoprire il senso dell'universo. Ecco, quindi il kerygma, quando questo documento dice la catechesi deve essere kerygmatica, non intende che nella prima riunione bisogna dire il kerygma è questo, Gesù è morto e risorto. Una volta parlavo con un caro amico neocatecumenale e lui mi diceva il kerygma è questo, dire che Cristo è morto e risorto. E io gli dicevo con grande affetto, non con critica, con fastidio, ma scusa, ma se fosse solo questo il kerygma, perché tu dopo per mezz'ora che hai detto questo alla fine di una messa, facendo un annunzio per una nuova comunità, tu per mezz'ora mi parli del fatto che tu eri nel peccato, eri nelle tenebre, eri nella morte, poi hai trovato la luce? Perché la tua conversione, la luce che la fede getta sulla vita, fa parte del kerygma. Il kerygma non è solo dire Gesù è morto e risorto. Ma dire perché questa cosa rende la vita diversa, nuova, straordinaria. Ecco la prospettiva, è un modo nuovo di capire la parola kerygma. Dice infatti Evangelii Gaudium al numero 165. La centralità del kerygma richiede alcune caratteristiche dell'annuncio che oggi sono necessarie in ogni luogo, che esprima l'amore salvifico di Dio, che faccia appello alla libertà, che possieda qualche nota di gioia, stimolo, vitalità e un'armoniosa completezza. Ecco cosa è una catechesi kerygmatica, una catechesi che non dice cosa si deve fare, ma che ti fa scoprire il motivo per cui vale la pena fare una cosa. Questo ha due conseguenze molto importanti dal mio punto di vista, le sottolineo qui a commento di questi testi. Il primo è che questo kerygma è la prima cosa da un punto di vista temporale, cioè bisogna subito dire perché noi siamo credenti? Perché vale la pena essere cristiani? Cosa cambia nella visione del mondo? Cosa ha portato di nuovo Cristo? Se voi prendete per esempio, ma non è importante questo, è solo per farvi riflettere, no? I primi capitoli delle domande grandi dei bambini sono un annuncio di che cos'è la fede. Perché l'uomo ha bisogno di Dio? Perché non può trovare Dio? Perché la scienza non si oppone alla fede, ma non basta la scienza per vivere? Perché Dio si rivela e perché Dio si rivela in Gesù e perché il battesimo ci lega a Gesù. Non è un procedimento a scaletta, cioè saliamo, parliamo della Maddalena, parliamo della carità, parliamo delle beatitudini, parliamo e poi solamente alla fine diciamo perché noi siamo cristiani. Ma si dice subito che ci guadagna ad essere cristiani? Signore, ma noi cosa otterremo se diventiamo cristiani? Dice San Pietro, no? Ma poi c'è un altro aspetto di questa visione nuova della catechesi all'interno dell'annunzio, e che questo annunzio deve avvenire sempre. Deve essere costante, non è un primo momento cronologico che poi si dimentica e poi si va sulla coerenza, sulle cose che devono fare, su come si fa il segno della croce, sugli impegni che uno deve avere, no? Facciamo subito due esempi, no? Pensate alla cresima, no? Ma un ragazzo non sa perché deve fare la cresima, cioè ha già sentito l'annunzio di Cristo nella catechesi della comunione, ma perché deve fare la cresima? Per quale motivo? Perché ha bisogno dello Spirito Santo? Nessuno glielo spiega. A volte si parla alla fine di questa cosa dei doni dello Spirito, no? Io amo cominciare la proposta, per esempio, l'incontro con chi si deve cresimare, con questa idea forte. La confermazione non è la mia persona che ridice sì a quello che hanno detto i genitori del battesimo, perché altrimenti il sacramento sarebbe un impegno e non un dono, e che io ho bisogno di sentirmi ridire che il Padre è fiero di me. Ricordo una volta che ero insicuro, non sapevo se avevo sbagliato delle cose, camminavo per strada e mi sono immaginato mio papà dal cielo, mio padre già in cielo, che mi diceva: Andrea, sei bravo. Ho stima di te, sei la luce dei miei occhi, continua, ce la farai e questo è il modo di fare le cose. Mi sono sentito confermato, cioè la confermazione è un annunzio. Tu hai bisogno di essere confermato? E Cristo ti conferma ed è il dono che Lui ti fa. O pensate a un altro tema, solo per fare l'esempio, pensate alla croce, no? Cioè di solito noi, i bambini arrivano, noi ci scandalizziamo perché siamo proprio stupidi, stupidi, di coccio siamo noi, no? Che non sanno fare il segno della croce. Ma non è questo il problema. Sei tu catechista che per la prima volta devi annunziare il senso della croce. Ecco il kerygma, no? E allora non si tratta di dire mettete la mano qui, poi si mette qui, poi si mette qui, poi si mette qui, fatela. Si tratta di dire, ragazzi, la croce è il segno che ha cambiato l'universo.
L'uomo non aveva ancora capito cos'era l'amore, l'amore per il peccato, Dio che viene ad avere misericordia dell'adultera, dell'apostata Pietro, che perdona i ladri, il buon ladrone. Dio prende sulle sue spalle il male, quella croce è il segno dell'amore più grande che esista nell'universo. Ecco perché noi abbiamo come segno più grande, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi dobbiamo annunziare il segno della croce, non presupporlo. Dice Evangelii Gaudium numero 164, quando diciamo che il kerygma è il primo annunzio, ciò non significa che sta all'inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo perché è l'annunzio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunziare durante la catechesi in una forma o nell'altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti. Riassumiamo allora questo primo punto. È una novità, una catechesi in prospettiva kerigmatica, una catechesi che si faccia carico dell'annunzio. Prima si diceva, c'era prima la pre-evangelizzazione o i preambula fidei, poi c'era l'evangelizzazione, poi c'era la catechesi, poi c'era la predicazione per il cristiano già adulto. No, oggi c'è bisogno che il catechista sia lui a mostrare la bellezza e la novità della fede. Don Fabio Rosini ha detto una volta un'espressione che mi è rimasta impressa. Lui dice: quando io preparo una catechesi, torno sempre a quando non ero credente e mi domando se io dicessi queste cose e le sentissero le mie orecchie di non credente di allora, mi interesserebbe? Starei ad ascoltare o chiuderei? Perché, ecco, noi dobbiamo trovare le parole per parlare come se l'altro non credesse ancora, come se l'altro sentisse per la prima volta parlare di Cristo. Tutte queste cose, se volete approfondire, le trovate al numero 2 del direttorio, all'introduzione, poi ai numeri 57 e 59, poi 66 e 68, ma è la prospettiva, come abbiamo detto, che informa tutto quanto questo documento. Ed ecco la seconda tappa. La catechesi è mistagogica. Questa è la seconda grande novità di Evangelii Gaudium di Papa Francesco che il direttorio fa sua. Prima, anche qui c'è un cambiamento di prospettiva, cioè la stessa parola viene arricchita di un contenuto più grande. Prima si riteneva, lavorava con l'idea che la mistagogia fosse l'ultimo momento della catechesi, quindi era dentro la catechesi, come il kerygma era fuori, era prima della catechesi, poi c'era la catechesi, così c'era la catechesi e poi dopo la mistagogia. In questo senso, per esempio, i padri la usano, ci sono le catechesi mistagogiche dopo l'iniziazione cristiana, no? Invece il direttorio, il Papa Francesco, dice: la mistagogia è una dimensione strutturante della catechesi. Cioè, la mistagogia viene da mistos, iniziato, e ago, conduco, condurre l'iniziato, meglio l'iniziando. Dentro liturgia è compito primario della catechesi insieme al kerygma. Notate bene, qui non si parla delle liturgie particolari, le paraliturgie, cioè io faccio delle liturgie a parte per chi ancora non è convinto e poi dopo, quando avrà fatto la comunione, la cresima, la comunione, allora entrerà. No, qui si parla proprio della liturgia. Faccio due esempi importanti per farvi capire, no? Il primo, i giovani della cresima. C'è questa frase stupida, tutti dicono i giovani della cresima se vanno via dopo aver fatto la cresima è l'ultima messa della loro vita. Ma no, non è così. I catechisti sanno benissimo che i ragazzi delle cresime non vanno a messa per tutto il periodo in cui si preparano alla cresima, cioè non c'è la liturgia nel cammino di cresima. Mentre i bambini ancora vengono, i ragazzi delle cresime non vengono alla liturgia. Non se ne vanno semplicemente dopo, non ci sono, vengono il giorno della cresima e poi se ne arrivano di nuovo, no? Che cosa cambia? Cosa vuol dire la dimensione mistagogica? Se voi avete, è la mia esperienza, io non parlo in astratto, parlo di ciò che ho vissuto, se voi curate in una parrocchia una comunità giovanile, i giovani delle superiori, i giovani dell'università, i giovani lavoratori, e questi giovani, per esempio, la domenica sera animano la messa, cantano, fanno silenzio. Voi vi accorgete che quando questi diventano i catechisti dei ragazzi delle cresime, pian piano i ragazzi delle cresime si uniscono a questi giovani e vogliono stare a messa con loro.
con la comunità, con la messa domenicale. Anzi, sentono di passare dalla messa della mattina, delle 10, delle famiglie, della messa dei bambini, cosiddette, e vengono alla messa della loro età o addirittura dove sono i ragazzi più grandi. La liturgia è una vera esperienza. Potete fare migliaia e migliaia di riunioni, ma se i ragazzi, i bambini, le famiglie non sono inseriti in una comunità che celebra in maniera bella, in maniera viva, le riunioni valgono poco, non è colpa dei catechisti che fanno delle brutte catechesi, possono essere anche molto belle, ma manca la mistagogia, manca l'entrare dentro le liturgie. È lì nella liturgia che si impara il silenzio, la preghiera, i canti, quelli ordinari della messa, la serietà della parola. Tu senti come c'è una predicazione, una lettura, e vedi i tuoi amici che l'ascoltano, che riflettono. Questa è l'esperienza della mistagogia. Per cui la riunione no, non è riunione piena se non c'è la domenica. Secondo esempio per i più piccoli. Guardate che non solo non vanno via dopo la cresima, ma se noi siamo seri, noi sappiamo che i bambini vanno via dalla nostra parrocchia, dall'Eucaristia, dalla messa, non dopo la prima comunione, neanche dopo la prima comunione, ma vanno via la prima domenica di giugno del primo anno della comunione. Pensateci voi catechisti, voi avete le messe fino a maggio, che ci sono in tanti. Viene il primo anno di comunione, ancora non ho fatto la comunione, la prima domenica di giugno non c'è più nessuno. Perché? Perché la Chiesa deve seguire la realtà delle famiglie. Le famiglie, quando finisce la scuola, di giorno, di domenica vanno al mare, vanno in campagna, vanno a salutare i nonni, vanno a passeggio. La messa va spostata secondo l'esigenza della famiglia, per esempio la domenica sera. Pensate quanto i Grest sono scollegati dalla catechesi, cioè noi diciamo fino all'ultima domenica di maggio, la domenica più importante della riunione, arriviamo a giugno e si dice i Grest lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, ci vediamo lunedì dopo. Ma la domenica? Ma la liturgia, la mistagogia? Noi dobbiamo mettere la messa della domenica della sera, per esempio, come il fulcro dove tutti gli animatori del Grest, tutti i papà e le mamme, tutti i nonni, tutti i bambini si trovano a vivere l'esperienza liturgica. Quando si dice che la catechesi diventa scolastica, è molto vero, se non c'è l'estate, se non c'è il tempo della gioia. Lo stesso si fa a Natale, si dice, beh, adesso c'è Natale, ci rivediamo dopo l'Epifania. Ma come l'Epifania è una festa fondamentale, bisogna trovare un modo per stare tutti insieme con le famiglie, ma come il Natale, la messa della notte, tutti i bambini delle comunioni devono venire alla messa della notte e così via. Certo, la scelta è sempre personale, ma il direttorio e Evangelii Gaudium ci dicono che la dimensione mistagogica appartiene alla catechesi. Così dice Evangelii Gaudium 166, ripreso dal direttorio. La mistagogia è la necessaria progressività dell'esperienza formativa in cui interviene tutta la comunità, non dell'equipe, non piccoli gruppi, è tutta la comunità nella sua esperienza liturgica e insieme una rinnovata valorizzazione dei segni liturgici dell'iniziazione cristiana. E allora voi capite che la seconda grande questione che pone il direttorio, che pone Evangelii Gaudium, è quella della domenica. La domenica è il giorno in cui si cammina nella catechesi. La domenica è il grande giorno della catechesi. Qui si tratta di vincere due grandi obiezioni. Io le ho chiarissime, mi sono stampate nella mente, no? Se voi chiedete a qualsiasi famiglia, no? Perché non viene a messa la domenica? Famiglie appunto non credenti, famiglie che ancora non hanno sentito l'annunzio della fede, non hanno capito. Loro ti rispondono. Don Andrea, io la domenica sono stanco, non ce la faccio, ho corso tutto il tempo, è un macello la mia vita, fammi riposare, fammi alzare tardi, almeno la domenica, no? E poi l'altra grande obiezione che loro vivono, che loro dicono è questa, no? Don Andrea, io non sto mai in famiglia, mia moglie mi dice che non parlo mai con lei, che non gioco mai con i bambini, fammi stare almeno la domenica in famiglia. Ed ecco l'annunzio della mistagogia. Lo sai perché il Signore ha inventato la domenica? Per farti riposare e per farti stare in famiglia. Se tu non celebri, se tu non capisci la domenica, tu
Non ti riposerai, il modo in cui la gente vive la domenica è folle, correndo nei centri commerciali, correndo per le partite dei figli. È ancora più stanco, i giovani il sabato sera si stancano, arrivano a lunedì che sono sfatti, non riescono a studiare all'università. Se tu ti alzi per la messa, entri nella messa che sei stanco, ma ne esci rilassato, riposato, hai ritrovato il senso della vita. E lo stesso, in famiglia uno non ci sta mai, poi non ci parla neanche la domenica, ognuno fa quello che deve fare, oppure si va a un centro commerciale e non si sta insieme, non si parla di niente. Quante famiglie io ho visto che stando a messa insieme hanno cominciato a parlarsi di più. Il bambino domanda: papà, mi spieghi questa cosa? Papà, perché? E la mamma ha il coraggio per la prima volta a dire una parola e c'è lo scambio di pace. La domenica è il giorno della maturazione delle famiglie, del cammino. Ecco di nuovo il kerigma e la mistagogia. E vedete, qui è importantissimo, no? Non si tratta tanto di far fare delle cose particolari ai bambini. È un'idea folle dell'idea di partecipazione attiva, capito male dalle generazioni post-conciliari. Io devo far fare una cosa ad ogni bambino fa una preghiera ai fedeli, ogni bambino porta un dono dell'offertorio e così non entra nella liturgia, perché se fa in questa maniera, poi dopo, siccome non lo dovrà più fare quando avrà 15 anni, se ne va. La partecipazione attiva è fare tutti la stessa cosa, fare tutti il silenzio, inginocchiarsi insieme, far capire la grandezza del silenzio quando si sta in ginocchio nel momento della consacrazione. Guai a quei catechisti che io chiamo i catechisti birillo, che stanno in piedi tutto il tempo della messa e dicono: stai zitto e fermati. Un catechista deve pregare lui. Quello che fa bene ai bambini è l'esperienza di una comunità che prega, dei catechisti che per primi durante la consacrazione, se il bambino chiede o parla, vanno fermi, non si muovono, cioè loro stanno pregando. E questa dimensione mistagogica, notate bene, era il catecumenato antico. Questa credo sia una riflessione che noi dobbiamo capire bene con l'aiuto anche dei patrologi, degli studiosi dei primi secoli, no? Voi sapete che il catecumenato inizia con il rito di ammissione, cioè il pre-catecumenato, poi c'è un rito di ammissione in cui una persona viene segnata col segno della croce. Da quel momento quella persona sta tutte le domeniche in chiesa con gli altri cristiani. Non si vede con i catechisti un altro giorno della settimana, ma entrava in chiesa e usciva dall'assemblea alla preghiera dei fedeli, cioè stava nell'assemblea, nell'esperienza liturgica. L'inserimento nell'Eucaristia non avveniva dopo il battesimo, ma prima ancora del battesimo. È straordinario questo. Sentiva l'omelia, imparava i canti, viveva le feste liturgiche, faceva il digiuno, faceva la festa. Pensate che Sant'Agostino si converte ascoltando le omelie di Ambrogio e non era ancora battezzato, era un catecumeno, cioè lui andava in chiesa e si commuoveva sentendo spiegare la parola di Dio. E la catechesi avveniva dal momento dell'offertorio in poi, e finita la messa, sia i catecumeni sia i fedeli si trovavano tutti quanti insieme di nuovo all'uscita della chiesa. È la chiesa tutta intera che accompagna domenica dopo domenica, non solo nelle grandi tappe del catecumenato. Ecco, voi trovate questo nel numero 2 dell'introduzione del direttorio, poi l'ho trovata al numero 64, dove c'è la parola ispirazione catecumenale della catechesi. È interessantissimo che il direttorio riprende le parole maturate nell'esperienza italiana, dove prima si diceva modello, cioè era rigido il modello, adesso si capisce invece l'ispirazione, cioè bisogna entrare nell'animus del catecumenato. Facciamo un altro esempio, per esempio nel catecumenato degli adulti si consegna prima il credo e poi il Padre nostro, perché tu prima credi e poi cominci a dire le preghiere. Ma con i bambini già battezzati avviene esattamente il contrario, cioè il bambino impari il rito, le preghiere, il presepe, l'alleluia, la Pasqua e solo dopo rifletterà sul credo, cioè la consegna della preghiera avviene subito. Il bambino viene portato sulle sue braccia la domenica dai genitori. Il vero problema della catechesi non è il rapporto fra cresima e eucaristia, ma è il rapporto fra battesimo, cresima e eucaristia. Noi non abbiamo più curato il rapporto fra il battesimo e gli altri due sacramenti che completano e sono una sola cosa nell'iniziazione cristiana. Ecco allora il secondo punto, una sintesi, no?
La catechesi deve essere un annunzio e non solo chiedere querenza, deve dare il motivo, perché poi dopo negli anni chiederà ai genitori la querenza, ma prima deve dare il motivo senza preoccuparsi troppo della querenza. E seconda cosa, deve introdurre crismandi, bambini, catecumeni, genitori dei bambini, fidanzati, deve introdurli nella domenica, nel mistero dell'anno liturgico, da subito. Non c'è una catechesi solo con le riunioni senza l'esperienza. Una catechesi esperienziale è una catechesi che fa sua l'esperienza, quello che solo la liturgia ti fa fare insieme a tutti i fratelli per opera dello Spirito con Cristo che presiede la Santa Eucaristia. Ed ecco il terzo punto di questo primo video, l'ultimo, i quattro pilastri. Questa questione dei quattro pilastri è una questione invece che non viene direttamente da Evangelii Gaudium, ma è molto presente nel direttorio nuovo per la catechesi e viene dalle riflessioni nate intorno all'idea di realizzare il Catechismo della Chiesa Cattolica, questa grande opera, questo catechismo che viene dopo il Concilio Vaticano II. No? E la domanda che c'è dietro, la domanda più importante è: quali sono le dimensioni della fede? Quali sono i pilastri che sostengono la vita di un cristiano? Se voi ponete questa domanda a tante persone, non vi sanno rispondere. Non hanno minimamente riflettuto, perché nessuno li ha aiutati, quali sono i pilastri della fede, no? Se invece voi chiedeste, solo per fare un esempio, no? Quali sono i pilastri dell'Islam? Quali sono e quanti sono? Voi vedete che nel giro di pochissimo tempo, io ho fatto molte volte questa esperienza in tante diocesi italiane, in tante parrocchie, dopo poco tempo, siano essi bambini, insegnanti di religione, catechisti, adulti, ti dicono sono cinque e poi ti dicono, sono abbastanza chiari, sono la professione di fede, sono la preghiera, l'elemosina, il digiuno del Ramadan, il pellegrinaggio alla Mecca. Cioè, se uno non fa questi cinque pilastri, non è pienamente musulmano. In realtà sono di più perché c'è anche la circoncisione dei maschi, c'è il sacrificio degli animali nella festa di Eid, ci sono una serie di cose che non vengono dette di solito. Però c'è l'idea che l'Islam è una cosa semplice, sono quelle cinque cose, no? La gente invece ha un'idea come se la fede cristiana fosse una cosa complicatissima, cioè non ti sa dire quali sono i pilastri, le questioni, le dimensioni che fanno il cristiano, no? Ed ecco che il direttorio, riprendendo appunto la riflessione fatta nella catechesi dalla generazione del catechismo della Chiesa Cattolica, risponde in maniera chiarissima. Tante volte viene fuori questa cosa. Sono quattro. Sono il comprendere e professare la fede della Chiesa, sono entrare nella liturgia e ricevere dalla grazia i sacramenti, sono il vivere una vita nuova in Cristo. La preghiera personale, il quarto, avere una dimensione di interiorità. Nelle domande grandi dei bambini le abbiamo sintetizzate con queste quattro dita della mano: la confessione della fede, la celebrazione della liturgia, la vita nuova in Cristo, la preghiera cristiana. Proviamo a capirle meglio e così potete leggere poi meglio i brani del direttorio, no? Cosa vuol dire confessare la fede della Chiesa, no? Vuol dire che io ho delle domande grandi. Ma da dove viene l'universo? Ma ci sarà il giudizio? Ma il cristianesimo è vero? Ma c'è una speranza? Ma cos'è chi è il figlio? Ma perché il figlio mi rivela il padre? E ci sono le risposte grandi della fede, la fede della Chiesa, no? Guardate che noi oggi abbiamo una catechesi debolissima perché nessuno sa più raccontare con passione e con competenza qual è la fede della Chiesa. Io asserisco, e sono molto convinto, l'ho sperimentato tutte le volte che ho parlato di queste cose in tanti luoghi, noi abbiamo i nostri bambini, i nostri ragazzi delle cresime che perdono la fede sulla creazione. Perché se io non so spiegare cos'è il settimo giorno, non so spiegare cos'è la costola, non so spiegare cos'è il serpente, cos'è il peccato originale, cosa sono gli angeli, se è il padre o se è il figlio che crea, è sulla creazione. Il bambino dice: i miei catechisti sono buoni, ma la professoressa di scienze, la maestra è più intelligente, quindi io ho la bontà della Chiesa e l'intelligenza di chi non crede. Confessare, capire, amare, poter entrare. Ecco perché abbiamo noi, per esempio, pensato alle domande grandi dei bambini, cioè le loro vere domande sulla fede, domande che non sono nozionistiche, sono domande proprio teologiche, domande filosofiche, metafisiche, è la risposta che un catechista deve dare.
Ma ecco la seconda cosa, la celebrazione della liturgia, ne abbiamo appena parlato. Cioè, io la confessione della fede è la catechesi che si aggiunge al kerigma, cioè io tutte le verità della fede le devo presentare in questa maniera nuova, kerigmatica, con la loro bellezza, ma poi entro nella liturgia. Medito questi misteri attraverso le feste, attraverso i canti, attraverso il silenzio, attraverso i gesti, attraverso gli odori dell'incenso, attraverso il suono delle campane. La terza cosa è la vita in Cristo. La vita in Cristo. Il cambiare la vita, che è certamente la carità, fare qualcosa per i poveri, per le missioni, per il particolare paese povero a cui è legato il nostro paese, ma la vita in Cristo vuol dire che tutta la vita è nuova. Per esempio, lavorare a regola d'arte. Cosa vuol dire far parlare un papà, una mamma, un giovane con i bambini, con i ragazzi, che spieghi il dramma di un paese dove tutto va male perché la metà della gente lavora in maniera raffazzonata, ti ripara un lavandino, non te lo ripara bene, ti fa un pavimento, le mattonelle ti saltano su, ripara una parrocchia e una settimana dopo che la parrocchia è inaugurata già ci piove dentro, no? Cosa vuol dire che lodare Dio vuol dire attraverso il lavoro non guadagnare solo, ma aiutare gli altri? Il lavoro è la forma massima di donazione agli altri. Pensate alla famiglia, cioè la famiglia fa parte di questa dimensione della vita nuova, no? Noi abbiamo spesso solo una catechista, anche perché le riunioni le facciamo durante la settimana e quindi per forza di cose c'è solamente una catechista perché spesso i papà sono al lavoro, se non sono al lavoro anche le donne, no? Ma pensate se una catechista viene con il marito e racconta la sua storia d'amore o vengono due nonni, cioè la catechesi ha bisogno di qualcuno che racconti della vita, del matrimonio, della vita, del lavoro e così della scuola. Noi non parliamo mai della scuola, di Galilei, di Shakespeare, di Dante, di Manzoni, cioè parlare delle cose della scuola, mostrare che c'è una vita nuova, una vita della cultura che viene generata. E poi la dimensione della preghiera personale. Forse la più trascurata, la preghiera cristiana. Come si fa a pensare un itinerario di formazione nella catechesi se non ci sono dei ritiri, se non ci sono non la preghiera fatta durante la riunione, tutto nella riunione, la riunione che viene rimpinzata di giochi, di preghiere, di attività, di riflessioni, di... No, io devo fare la riunione, la liturgia, il campo estivo, il ritiro, il momento di servizio, l'ascoltare la testimonianza di un papà. Stare la sera a dire la compieta sotto le stelle, andare in un monastero di clausura, fare il silenzio, no? Manca totalmente questa dimensione. Il direttorio invita, potremmo dire, usare un'immagine, ogni catechista ad avere come quattro colonne. In che maniera tu approfondisci la fede? In che maniera fai un'esperienza liturgica? In che maniera entri nella domenica? In che maniera incontri la vita cristiana? In che maniera coltivi la tua interiorità? Lo trovate nei numeri 71 e 72, nei numeri 79 e 89, dove si parla proprio delle quattro colonne, ma dovete leggere assolutamente anche Papa Francesco Lumen Fidei 40-46. Lumen Fidei 40-46. È meraviglioso il modo in cui Papa Francesco riprende queste quattro dimensioni che costituiscono la vita cristiana e quindi sono le vie per la catechesi. E anche qui da dove viene questo equilibrio magnifico? Viene dall'esperienza del catecumenato antico. Senza che ci sia stato un concilio, quando i catechisti, i vescovi, i preti, i diaconi si sono trovati a accompagnare chi chiedeva il battesimo da pagano, da un'altra religione per diventare cristiano, hanno capito che quella persona aveva bisogno di scoprire la fede. Di ricevere la grazia nella domenica, di celebrare i misteri di Cristo nella domenica, prima ancora di essere battezzato, di cambiare la vita, di convertirsi, di capire la vita cristiana, il lavoro cristiano, lo studio cristiano, la famiglia cristiana e di imparare a pregare. Ecco il mistero, ecco questa grande realtà della catechesi che ci viene donata in maniera aperta, ci viene come dispiegata, no? Nel prossimo video vedremo gli altri quattro punti. Grazie intanto di questo primo incontro e spero che vi possa servire per avere delle chiavi per entrare nell'interno del nuovo direttorio per la catechesi che ci è stato donato.